lascio. No, tesoro, ma, no. Io, no, ma la bellezza di me. No, vabbè, ditemi se c'è una donna più bella di lei. Smettila. Ditemi. Bellissima. Ma come stai? Bene. Ma ti vedo in grande forma. Dici che mi ha fatto bene ballare. Vabbè, poi abbiamo fatto anche il cantante mascherato insieme, anche lì io ballicchiavo. Io infatti ho detto, ma chi è questa Jennifer Lopez? Se non lo sappiamo, era Mietta. Vabbè. Allora, ci siamo, è tutto acceso e io parto subito col primo tritavolte. Oddio, tra Stella. Mm-hmm. E poi quella che arriva, Mietta, lei si chiama Daniela. Partiamo da Stella, perché c'è Stella? Allora, io nel lontano 1988... Vabbè, se proprio dobbiamo dire anche... ma diciamolo. Bambina, cioè ero veramente una bambina. Ho fatto questo, sono stata... diciamo attrice di questo meraviglioso sceneggiato radiofonico che era indetto proprio dalla RAI, e il Radio Corriere aveva creato quest'idea dove sceglievano una ragazza che sapesse cantare, recitare, fare una marea di cose. Il problema è che io all'epoca non sapevo fare nulla di tutto ciò, tranne che cantare, diciamo, forse anche un po' recitare, però doppiare, tutto il resto no. E quel pomeriggio mio zio Luigi trovò questo tagliando sul Radio Corriere di allora e mi disse: devi andare a fare il provino. Io gli dissi: senti, il provino io non lo faccio, perché secondo me ci saranno miliardi di ragazze, figuriamoci se vengono a scegliere proprio la sottoscritta. Io dico: dai, andiamo, cosa e ti costa? E siamo andati, c'era anche mio amico Oliver, siamo andati e io questo provino, devo essere sincera, l'ho passato, ma abbiamo fatto un sacco di provini. Perché, e questa secondo me è stato un momento importante della mia vita. Perché cioè, tuo zio è stato la volta buona? Beh, mio zio è stato la volta buona, ma secondo me a questo tagliando che mio zio ha avuto l'intuito. Perché di tu dire, vinci. Io vinco. E non era nessuno. Pensava che io potessi arrivare a farlo questo sceneggiato, perché dovevo imparare l'addizione, non ti dimenticare che io vengo da Taranto, quindi comunque l'addizione, la recitazione, la fonetica, appunto cantare, cioè era tutta una storia quindi praticamente è nata una stella, ti sei trasferita giovanissima da sola tra l'altro a Milano, dove registravi questo sceneggiato Radio Rai, che ti porta a diventare Mietta, perché sì, tu ti chiami Daniela, ma da Daniela Mietta? E allora, da Daniela Mietta c'è tutto questo passaggio creato dal signor Claudio Mattone, che saluto. Beh, che una è stato... cosa così, capite? Ecco, Claudio Mattone decise di chiamarmi Mietta, perché appunto voleva contrarre il mio cognome, che era troppo lungo, e quindi disse: tu ti chiamerai Mietta, dato che lui è di Napoli. Eravamo in una palestra e mi ricordo che ero seduta per terra, e disse: tu ti chiamerai Mietta piccola, eh? E io disse: no, ti prego, a me non piace Mietta, sei un nome piccolino, non mi piaceva questo nome così piccino. E invece secondo me aveva un grande intuito, aveva ragione. E quindi cosa tritiamo però? Ci vuoi pensare? Intanto ti guardo durante i festival di Sanremo. Ah, ok, e allora pensa cosa tritare. Ci penso. Prego. Magari ti chiamerò
adesso mi dici, Mietta o Stella, cosa trittiamo? Ma quanto sei bella, no, mi scrivono qui gli autori. State calmi, no. Sposati, 5 figli, 3 figli, mamma mia. Beh, dai, scusa, ma fa piacere. Ma no, sono gelosa. Ma se, no, di me no, dai, di me no, di me. Allora, io penso che debba fare questo... Tritta tutto, la signora Daniela Mietta, perché la volta buona, dai, è stato questo. Lo zio con la stella, sì, lo stella tagliando, gli amici, i parenti, tutti che hanno trittati. Deciso. Trittati, mi trito. Per favore, sulla due, Mietta che si tritta, allargate, ma voglio vederla. Ma quante volte mi sono tritata? Ma ci arriviamo, perché la signora Mietta... Veramente dei no pazzeschi ha detto, ma aspettate, aspettate, infatti, aspettate. E andiamo avanti, perché a un certo punto la signora Mietta qui è fa bella, caldo. È brava, sapeva cantare, sapeva recitare, era simpatica, ce l'aveva tutte. Ma e mica quindi, tanto, dai, a volte... Ma stai zitta. E quindi che si fa? L'attrice, perfetta. Certo. Ma poi arriva lui. Guarda che lacrimoni che c'è in quella foto. Capito? Tu che hai detto di no? Vabbè. No, qui no, qui ho detto di sì. Che cos'è? Quella è la piovra. È ammazzato lui. Eh sì, Luca Zingaretti era molto cattivo nel film, tanto, tanto. Ma tu più di lui. Ho capito, ma tu non sai quello che mi aveva fatto però. C'hai ragione anche tu, ma ce l'abbiamo? Cioè. No, bravi. Ce l'abbiamo? E allora vediamolo subito, Fabrizio. Anche lui è pazzo di te, ma non può esprimersi, okay, sta in regia. Okay, prego, bene. Prego. Tanuzzo. Ma che hai, perché? Che ti succede? Pensavo a mia madre. È morta che eri piccerita, non è vero? Pure io ero piccerita quando mia madre morì. Io non mi ricordo neanche la sua faccia. Mio padre mi diceva che era scesa dal cielo, mi aveva posata ed era tornata su. Le volevate bene a vostro padre? Era tutta la mia vita. Quando è morto credevo di morire pure io. E invece vi siete sposate? Pietro ha voluto così. Pio ti aveva portato all'altare con le mani ancora sporche di sangue. Ma che dici? Di quale sangue? Lo sangue lo vostro padre. Ma mio padre era malato. Ha approfittato di questo per ammazzarlo, così nessuno lo poteva sospettare, voi per prima. Ma io l'ho visto con gli occhi miei. Ma che dici? Non ammazzaste tu mio padre. Eccoci. E questo ruolo d'attrice è stato molto importante per te. A parte che ti stavi anche per fidanzare con Ralbova. No, ma che dici? Ti no, piaceva tanto? Beh, non è che mi stavo fidanzando, assolutamente no. Vabbè, mai. Se tu avessi voluto. No, 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 eravamo, io ero impegnata e lui anche. Non ti piaceva? Beh, no, non si può dire che non sia. Cioè, io non sono una persona... Non sono una persona falsa, dico la verità, cioè... Bellissimo uomo, però nada de nada. Bene, e, a un certo punto stavi per firmare con Troisi il film Il Postino. Ma perdo l'occasione al volo. Ma perché lì c'erano stati dei provini e c'era stata anche Maria Grazia. Loro mi avevano chiamato. Io non ho fatto il provino andando di... proprio personalmente io, ma mi hanno visto da Maurizio Costanzo. Sai che all'epoca Maurizio Costanzo ci invitava come tutti? No? E quando c'erano questi meravigliosi eventi con Maurizio, non so perché, mi chiamavano in tantissimi per fare dei provini per dei film. E in quell'occasione Battiato, Giacomo Battiato, che era il regista appunto della Piovra, mi vide. Ma anche per Il Postino mi videro e decisero di chiamarmi per il provino. Solo che credo di aver perso probabilmente la volta buona lì, perché c'era anche Maria Grazia, la cucinotta, e quindi alla fine hanno fatto scelto... prima di te. Forse ha fatto prima ha di fatto me. Ha fatto prima di te, questa però è già una cosa. L'ha fatto in maniera egregia, perché devo dire, io ho ancora con me il copione del Postino.
No! Io ho il copione del postino, sì, ho il copione del postino con tutte le... Perché io ho fatto proprio uno degli ultimi provini, quindi è stato un momento molto bello, molto significativo nella mia vita artistica, cioè, ma anche come persona. Beh, sono sincera, sì, ci avevo creduto. Bene, grazie per ci avevo creduto, però penso che alla fine lei l'abbia veramente fatto benissimo. Il ruolo era molto difficile, anche perché Massimo in quel periodo non stava bene, già, e quindi secondo me io avrei sofferto un po' di più. Forse è giusto che sia andata così. Cucinotta ha fatto la Bond Girl dopo il postino. Eh sì. E tu perché non hai fatto la Bond Girl? Me ne posso andare dallo studio? Non ne posso andare. Io sono un po' sciocchina a volte. Cosa ma è successo? Perché quando sei molto giovane, alcune cose, secondo me pensi che ce ne siano altri di treni, no? A disposizione. Invece quando quel treno passa, dov'è la telecamera che parla delle ragazze? Qui. Benissimo, quando c'è il treno che passa, voi non dovete farvelo scappare. Raccontaci di questo treno però. Sì. Anche lì, sempre da Costanzo, mi chiamò Broccoli, che era... Il professor Broccoli? No. Broccoli, che era appunto questo grande agente cinematografico, che ancora tuttora è la famiglia Broccoli, che ha in mano il 007, e mi disse, Mietta, noi ti vogliamo, tu devi venire in America a fare il provino, anzi veramente manco il provino, lì la cosa era ancora quasi più su, però io ho avuto... Ma che vuol dire più su? Era già qua, eravamo proprio in cioè, una contrattazione. Cioè vieni a fare la Bond Girl? In una contrattazione, ragazzi, cioè, mi vergogno. Cioè prendi l'aereo? Sono proprio una deficiente. No, racconta bene. Te l'ho detto, non ho preso l'aereo. Ma perché non hai preso l'aereo? Perché non sei volata lì? Perché sono una cretina! Perché no? Perché avevo le mie paure, ero una ragazzina, l'ansia. E quest'ansia a volte nella vita mi ha un po' fregato, A volte l'ansia mi ha fregato, Caterina, devo essere nettamente schietta con me stessa. E quindi hai detto di no anche a lui, a James Bond. E poi dici di no anche a Cocciante. Ma vabbè, aspetta un attimo, lì però ho detto di no a Cocciante semplicemente perché c'era in ballo, all'epoca avevo la mia casa discografica che era la Warner e stavamo per andare a fare Sanremo del 2000. E quindi lì non potevo, o decidevo di andare a fare il musical o facevo fare l'amore, che era la canzone di Mango, di Pino. Allora, ritorniamo indietro? Avete sentito quanti no ha detto la signora Mietta? No, vabbè, no. Dai, però ti sei un po' impegnata. Per fortuna dice di sì a Amedeo Minghi, perché se no, stranamente, come mai da Amedeo ha detto di sì al maestro? Perché era l'inizio della mia carriera. Non me ne rendevo conto di quello che potesse accadere, capito? Io sono una che prende, capito? Decido man mano. E hai dichiarato che a un certo punto hai odiato Vattene Amore. Fiorello non... No, aspetta un attimo, perché questa cosa io la voglio un attimo chiarire. No, vediamo prima Fiorello come l'ha interpretata. Che... E poi diamo a te la parola, anche che dobbiamo capire chi triti, te stessa ancora o Amedeo, che ci guarda spesso. Adesso Amedeo. Prego, dice. Fiorello. Oh, questa è una cosa molto bella, vedi, molto bella. È un articolo che oggi ci dà il Corriere della Sera, sì, di martedì 12 dicembre, quindi di oggi. Vedete, oggi si parla, guardate qua, di Mietta. Oh, eccola, Mietta, ciao Mietta, mitica, come mitica. Stai? Mietta dice, cantavo trottolino amoroso, ma odiavo quel ritornello, vedi qua. Le corna tutte ricambiate. Quello è il tema della settimana. Quindi. Ma odiavo quel ritornello. Un saluto ad Amedeo Minghi che ha scritto la. Che la scopre canzone, adesso. Che leggerà, sarà felicissimo di leggere questo. Capito? Potremmo cantarlo. Ma sì, vai, fammi una cosa. Magari ti chiamerò trottolino amoroso. Tu, tu, da, da, da. E il tuo nome sarà il nome di ogni città. Gattina annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartellone che fa e la pubblicità. Povera Mietta, Mietta, così, a noi piace. Ma so in su, la terra ci canterò. Ah, cantala per lui, per noi. Ci sbatterò sempre là.
Allora, dicevamo, allora, prendo fiato, così la spiego bene. Intanto è arrivato il caffè caldo, se vuoi te lo offro, ma io se non ti caffè piace non no. lo bevo. E non lo bevo, lo vuoi tu Fabrizio? Non lo vuole nessuno oggi il caffè, me lo tu, bevo tu. Io, andiamo avanti. Ok, no, vabbè, ma lo prendo volentieri. No, non bevi solo tu. Lo prendo io il tuo, che è caldo, buono. Vabbè, comunque, ritornando a noi, allora, quando io ho fatto questa canzone, Caterina, ero veramente una ragazzina che si è ritrovata praticamente, cioè un piombo addosso di qualcosa di gigante, di estremamente, cioè io avevo le poste sotto casa, adesso ci sono i social, ma io avevo sotto casa proprio flotte e flotte di ragazzini, di gente che ti scriveva, quindi era molto molto bello tutto, però io ero molto giovane e facevo fatica a pensare che questa canzone potesse essere... Era un peso inizialmente. E poi mi sono resa conto invece di amarla follemente, come si fa con i grandi amori. Cioè tu fai dei giri immensi, l'ho anche detto, dei giri immensi e poi te li ritrovi. Quindi secondo me questa è una canzone che per me è il mio portafortuna, il mio grande amore, la mia grande rivincita. Sono tante le cose che mi hanno portato a credere che questa canzone sia importante nella mia vita, anche perché mi piace proprio cantarla. E quindi, e poi ci gioco molto su, l'ironia... E poi è stato il picco all'Arena di Verona, tu e Amedeo, il picco d'ascolto all'Arena di Verona. È stato bellissimo. Devo dire che la gente era... Perché noi erano 33 anni che non cantavamo insieme in televisione quella canzone. Ma perché? Perché è stato bello così, guarda, hai visto che cosa è successo? La gente era entusiasta. Talmente bello che non bisogna inflazionare, non bisogna inflazionare, bisogna cantare, fare le cose nel modo giusto. E adesso voglio vedere però chi tritti. Se tritti Miettatrice o Amedeo Minghi, qual è stata la tua volta buona alla fine? Ma secondo me è stata la mia volta buona quella con Amedeo, dai. E lo teniamo? Ma certo che teniamo Amedeo. Ciao Amedeo, allora ti triti di nuovo. Mi ritrito di nuovo. E fallo, vai, sempre sulla 2, grazie. No, non si può, cioè Amedeo è stata una gran... Però devo dire che io non triterei neanche la mia parte d'attrice. Che fare? Però alla fine, scusa Mietta, cosa fai? La cantante? No, io faccio la cantante attrice. Mi e piace anche performer, tutto. Perché... Mi piace tutto. Al cantante mascherato, tu hai sorpreso tutti. Pensa che non pensavate che fossi io. Allora, no, perché ho detto, se... Io pensavo, questo, sai, una ragazza con una voce pazzesca, una scoperta di Milly Carlucci. Perché ho detto... Ma se in Italia esiste una che canta così, che balla così, ma perché non mi riempi i palazzetti? Perché devo dire che a volte sono state delle scelte sbagliate mie, ma a volte sono state anche delle situazioni che non si sono verificate. Vabbè, rivediamo la farfalla. Quando sono stata, quando c'è stato sì, il periodo iniziale. Sì, però inizia... negli show alla Taylor Swift tu sei, Mietta, su, dai! Ma che voglio dire, non è che sono mica... Cioè, prima o poi no, lo farò, fare quegli show lì, capito? Tu saresti ma guarda, perfetta posso dire una cosa? Alla Beyoncé, a Jennifer Lopez. Cate, ascolta, ti devo dire una cosa però. Negli anni che sono uscita io, quindi negli anni fine 88, 89, 90, non c'era per niente questa voglia di mettere peccato. In discussione la propria carriera, mischiando poi i generi musicali, cercando di essere sia una cantante che un'attrice e una ballerina. Questo era una cosa che rivediamola non si poteva però, fare. Ma cantante mascherato, perché tu pensa che la parliamo mia casa... di una cosa che le persone non hanno visto. La mia casa discografica mi diceva, non puoi pensare di cantare, recitare, e adesso invece io sono felice a vedere Elodie, a vedere Annalisa, a vedere tutte queste meraviglie di donne che sanno cantare, ballare, sono bellissime, sono stupende e fanno le cose che è giusto fare. Erano gli anni sbagliati, erano diversi. Erano diversi. Meravigliosa farfalla! Grazie mille. Grazie.
grazie, grazie, grazie mille. T'abbiamo trovato la tua canzone, La Farfalla, l'ho detto anche stasera. Miglietta, maglietta. Poi io è gioco vero, anche vero, per vero. Il pubblico, faccio dei colpi di tacco. Sì, c'era Sanremo. Lui è un uomo distrutto. Gira, noi siamo tutti un po' girasoli. Oddio ragazzi, infatti, giusto. Hai distrutto un uomo qua. Siamo divertiti, dai. Qui abbiamo tuo figlio, no. Francesco. Guarda che bello che è. Ma abbiamo anche la psicologia, perché sì. A un certo punto Mietta comincia a interrogarsi sulla sua vita. E cosa sì. fai? Allora, io credo che serva un po' a tutti. A un certo punto della mia vita, questo intorno a forse 5-6 anni fa, ho pensato, sto per diventare seria, non lo sono quasi mai, ma tendenzialmente quando dico delle cose che comunque mi riguardano importanti è giusto essere un po' più seri. Allora, io a un certo punto verso 5-6 anni fa ho avuto veramente bisogno di incontrarmi, di trovare un modo che probabilmente non conoscevo, che era attraverso appunto la psicologia. E quindi ho cercato, mi sono andata a informare, ho studiato, ho cercato veramente di mettermi allo scoperto. A un certo punto ho incontrato la mia dottoressa, che adesso è la mia psicologa ormai da 6 anni, che è diventato un punto fermo nella mia vita. E credo che a volte uno dice, vabbè, ma questo tu lo puoi fare perché ti puoi permettere di andare dalla psicologa, no? Ti puoi permettere. Credo invece che questa cosa possano farla in tante, anche perché ci dovrebbero essere, probabilmente ci sono, dei consultori dove ci sono delle donne dove si possono veramente permettere il ma lusso. Ma perché tu ci sei andata? Io ci sono andata qual perché... Qual è il tuo vero problema? Io non mi sentivo in pace con me stessa, perché non ci dimentichiamo che tutto ciò che si è verificato nella mia carriera un po' è stato delimitato anche dai miei attacchi di panico. Quindi questi attacchi di panico hanno purtroppo svolto un'azione nociva a tutta la mia vita. Nel senso che se ci ripenso ci sono tanti momenti di quando ero ragazzina, prima che arrivasse Francesco. Tuo figlio? Francesco, sì, mio figlio. Dove vivevo veramente in costante ansia di tutto quello che mi poteva accadere. Perché purtroppo l'attacco di panico è qualcosa che tu non ti puoi spiegare. E non perché io fossi famosa e quindi l'attacco di panico viene perché sei conosciuta ed è limitato all'idea di essere famosa. Ma perché era una ragazzina di 12 anni che aveva sofferto molto. E, perché ognuno di noi, poi ricordiamoci che è proporzionale a tutto ciò che siamo, no? E una cosa che può far male a te non lo fa a me e viceversa. E quindi mi sono ritrovata a fare i conti con questa Daniela in difficoltà. E gli attacchi invece di bulimia che ci sono stati? Allora, questi... tu lo sai che è la prima volta che ne parlo di questa cosa? Uno dice esclusivo, no, però è giusto che... Io non lo volevo raccontare, però credo che alla fine poi mi sono resa conto che certe cose credo che vadano dette perché servano poi ad alcune persone a fare riscontro su se stessi, cioè a dire, allora, io a un certo punto un anno fa mi sono resa conto che rifiutavo il mio corpo, rifiutavo proprio fisicamente e avevo un rapporto con il cibo compulsivo. Quindi ho letto, mi sono informata. Che vuol dire compulsivo? Cioè mangiavo in maniera compulsiva, cioè non ci sono grandi... Vomitavi? Direi che possiamo allargare, andare un po'... Diciamo che la bulimia non è solo quello, non è che chi è bulimico automaticamente deve vomitare, ci sono altri purtroppo, e la bulimia credo che sia... bisogna fare molta attenzione, perché nel momento in cui io l'ho scoperto, perché me ne sono accorta su me stessa, ti ripeto proprio perché mi sono informata, mi sono resa conto che alcune cose che leggevo facevano parte di quella che era la mia attenzione. Adesso non posso andare a spiegare sul... però comunque sì, diciamo che più o meno quello che hai detto tu e non lo sapeva nessuno, ma la cosa importante è che a un certo punto quando mi sono resa conto che c'era questo problema, io ne ho parlato con la mia dottoressa, ho parlato con la mia dottoressa e lì mi sono resa conto che dovevo
azionare un metodo di difesa rispetto a questa cosa. Nel momento in cui l'ho scoperto, ecco perché io chiedo veramente, quando c'è questa poca attenzione verso se stessi, non sempre è giusto tenersi le cose dentro, bisogna che voi ne parliate, un'amica, la mamma, la zia, la cugina, per strada. Tu l'hai fatto con la tua dottoressa? Io l'ho fatto con la mia dottoressa perché avevo gli strumenti per potermi permettere di farlo. Fortunatamente poi questo lavoro intenso che io faccio su me stessa mi ha portato a migliorarmi. Io sono felice di essere quella che sono, perché sono passata tante volte dal dolore. Ed è per quello che apprezzo la vita, è per quello che apprezzo le persone, è per quello che amo le persone, è per quello che stringo forte le persone in un abbraccio grande, perché non siamo soli. Quindi a volte... Però tu ti sei sentita sola. Ma mi è bastato veramente parlare con le persone giuste. Io, ecco perché ti dico, credo che debbano venire fuori molti più consultori, molti più luoghi dove si possano veramente trovare delle ragazze, anche molto giovani, a confrontarsi con qualcuno che probabilmente fai fatica inizialmente con la famiglia perché ti vergogni. Oggi 19 dicembre sì. 2023. Come sta Mietta? No, io sto bene perché io faccio veramente un grande lavoro su me stessa. Ognuno di noi ha mille paure e non possiamo nasconderle, non credo che nessuno le abbia. Però io lavoro tanto sulle mie paure perché credo che bisogna pensare che la vita è molto breve, ma nel momento in cui è breve va vissuta nei colori, nella solarità. E mi piacciono le persone solari che non si lamentano, che non sono vittime, che no, proprio perché hanno bisogno degli altri e io cerco gli altri quando sto male. Beh, qui però è dura, è l'ultimo tritavolte, perché c'è la psicologia e poi c'è questo ragazzotto di 13 anni che è Francesco, il tuo amore. Beh, lui è stata la mia fonte principale di bellezza, di forza, di energia, credo di averlo detto forse in qualche altra occasione. Io sono mamma e sono felice di essere mamma, ma a me piacciono molto tantissimo le donne che adottano i bambini, mi piacciono moltissimo le donne che mamme, sì. Le mamme che si sentono mamme nonostante non hanno dei figli biologici. Quindi io credo che nella vita bisogna avere la sfrontatezza di essere sinceri, perché la più grande libertà è d'essere sinceri. E che fai, 3D Francesco? No, mai. Psicologia? Beh, la mia dottoressa non me ne voglia, ma credo che lei sappia che tra di noi c'è un rapporto meraviglioso di grande complicità e... Vabbè, e per forza, dai, mica può tritare il figlio. No, trita. No, lo sa. Tritiamo il passato, dei vecchi problemi. Ma sì. Che bello parlare con te, Mietta. Grazie Caterina. Davvero? Grazie. Beh, poi sono cose che comunque, sai... Ci sono delle persone che amano molto raccontarsi, io mi racconto, però a volte anche un po' di difficoltà, perché sono cose che devi saper dire, perché altrimenti puoi fare danno, quindi devi saperle raccontare. Senti, bene. Ti va di parlare con le persone da casa? Certo. Con il nostro gioco? Certo. Dai, certo.